Sono in attesa di interrogatorio le due maestre accusate di maltrattamenti nei confronti degli alunni di una scuola materna a Venafro, probabile anche il licenziamento. A poche settimane dal completamento dei lavori, la Fresilia è ancora minacciata dalle frane, situazione pericolosa anche su altre arterie provinciali. I numeri delle presenze turistiche sulle spiagge di Termoli indicano che il settore ripartito è il motore di tutto il movimento regionale. Non conosce ostacoli neanche nella capitale contro Latina, la Magnolia a Campobasso, rossoblu sempre più solo in vetta al campionato di basket di A2 femminile. Un cordiale saluto dalla redazione. Fa appena in tempo ad uscire fuori dall'abitacolo della sua auto che il veicolo alimentato a gas prende fuoco. È successo oggi ad una automobilista nel tratto di strada tra Roccasicura e Carovilli in Alto Molise. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Le due insegnanti accusate di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini di un asilo di Venafro risultano indagate e sospese dall'insegnamento con la possibilità del licenziamento a breve. Saranno interrogate in tribunale ad Isernia. Le due maestre dovranno difendersi dalle accuse di aver abusato del loro ruolo di educatrici, strattonando, picchiando in alcuni casi e minacciando e bullizzando i bambini in età prescolare. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Trivento hanno denunciato un uomo di 52 anni del posto per porto abusivo di armi da fuoco. L'uomo insieme a tre amici si era fatto immortalare davanti all'albero di Natale in Piazza Fontana con in braccio armi da caccia. L'indagine ha permesso di identificare le quattro persone denunciate a piede libero, il 52enne. Le cattive condizioni delle strade continuano a preoccupare gli automobilisti. Sono da poco terminati i lavori di messa in sicurezza della Fresilia, che già le problematiche legate agli smottamenti sono tornati a minacciare la sicurezza delle persone. Non è solo la situazione critica del viadotto Ostende, chiuso al traffico dallo scorso settembre, a preoccupare i cittadini dell'Alto Molise, c'è anche un'altra arteria strategica che da sempre versa in condizioni non degne di un paese civile. Parliamo della strada provinciale 59, la cosiddetta Fresilia, della quale in più occasioni ci siamo occupati, dando voce alle comunità di un'area vasta del Molise interno alle prese con ataviche difficoltà legate agli spostamenti. Sono stati da poco ultimati i lavori sull'arteria che collega la zona industriale di Frosolone alla Fondovalle Biferno, che già le problematiche dovute ai continui movimenti del terreno sono tornate a turbare la serenità dei numerosi automobilisti e pendolari che quotidianamente percorrono la Fresilia. Infatti, all'altezza del bivio per San Pietro in Valle si sta muovendo una nuova frana. Probabilmente a causare lo smottamento del terreno, le abbondanti nevicate che nelle ultime settimane hanno interessato buona parte del territorio regionale. Va ricordato che i lavori per la messa in sicurezza dell'arteria erano iniziati lo scorso 10 maggio e terminati il 27 settembre. Ora però il terreno è tornato nuovamente ad avanzare, restringendo lo spazio e la stessa visibilità della carreggiata. Una situazione da sempre precaria, quella della strada provinciale Fresilia, nota anche perché è una delle arterie molisane di fatto mai completate. Rimane ad oggi ancora chiuso il terzo lotto che collega la Fondovalle Trigno alla Fondovalle Biferno, per la cui realizzazione sono stati finanziati 400.000 euro. Il rischio però è che tutti i fondi impegnati e gli interventi fatti fino ad oggi non serviranno a risolvere definitivamente i problemi legati alla messa in sicurezza di una strada che non conosce pace. È di circa 172.000 turisti il dato delle presenze nel 2018 a Termoli, con un incremento dei pernottamenti di quasi il 30% rispetto al 2015. L'analisi dei dati è stata resa nota oggi dal commissario straordinario dell'azienda di soggiorno e turismo, Remo Di Giandomenico. Termoli, è stato detto, è il motore del turismo molisano e conferma il suo ruolo di porta d'ingresso sul mare della regione. Con lo spirito imprenditoriale di molti cittadini che hanno investito in bed and breakfast e strutture ricettive,
Il turismo nella città adriatica sta ripartendo. Cambiamo argomento, nuovo centro medico territoriale per merito della Fondazione Giovanni Paolo II e il Comune di Cerce Maggiore per offrire agli utenti servizi sanitari di eccellenza. Nasce nel segno della tutela della salute per tutti il nuovo centro medico territoriale che nella primavera sarà attivo a Cerce Maggiore per offrire ai cittadini di questo comune e a quelli dell'area del Fortore e delle zone vicine della Campania alcuni servizi sanitari di eccellenza, di ricerca e formazione. L'iniziativa nasce dal coinvolgimento pieno della Fondazione Giovanni Paolo II. Abbiamo già tanti pazienti che vengono da quella zona, compreso dall'altra regione, dal Beneventano, che la valle che è proprio sotto Cerce. Quindi sulla scorta di questa analisi dell'esistente, il sindaco e l'amministrazione tutta hanno avuto questa idea di evitare che questi cittadini vengano, si spostino. Quindi noi abbiamo aderito. Questa è una cosa, diciamo, abbastanza semplice, facile. Nello stesso tempo, pur essendo semplice e facile, dà un ottimo servizio alle persone che, come dicevamo, sono per la maggior parte anziani e quindi è un duplice servizio per tutti. Tutto ha inizio da un'idea degli amministratori di Cerce Maggiore che rendono concreto il percorso che porta al pieno utilizzo della struttura. È un sito importante giù, anche come punto di collegamento con il Fortore, col Beneventano e con l'Altamaro, soprattutto i paesi Altamaro. Quindi dovrebbe essere, cioè, una bella risposta da parte di tutto il circondario. Nella primavera, adesso sarà l'inizio della primavera, però in primavera, e io mi auguro all'inizio, dovremmo tagliare il nastro. Il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi domani mattina nella sede di via 4 Novembre del capoluogo. Tra i temi del dibattito spiccano l'istituzione di una commissione di studio sul fenomeno della criminalità, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico su gomma e l'approvazione della variante per il tunnel sotterraneo dal porto al lungomare nord di Termoli. E la prima commissione, sempre in Consiglio regionale, ha approvato all'unanimità la proposta che intende diffondere la cultura della prevenzione in tema di sicurezza degli edifici scolastici sul territorio della Regione. Torniamo a Termoli, è stato individuato l'autore del gesto vandalico contro la statua dell'artista locale Benito Iacovitti. I dettagli dell'indagine sono stati resi noti oggi. È stato identificato e denunciato grazie all'ausilio del sistema di videosorveglianza pubblica l'autore immateriale del danneggiamento ai danni della statua di Benito Iacovitti avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre scorso a Termoli. Si tratta di un minorenne del posto che ha agito insieme ad altri due compagni. I dettagli dell'operazione che ha portato all'individuazione dell'autore del gesto vandalico contro una delle due statue inaugurate in estate lungo il corso principale della città adriatica sono stati resi noti in mattinata dal comandante della Polizia Municipale di Termoli, Antonio Persic. A seguito di un'attività di indagine, direi anche abbastanza breve, siamo riusciti dapprima a individuare i responsabili del danneggiamento e successivamente identificarli e poi giustamente come per previsto dalle norme abbiamo proceduto a notiziare l'autorità giudiziaria. Le indagini si sono svolte attraverso dapprima l'acquisizione delle immagini sui posti che sono nell'area dove che sono state interessate e più precisamente nell'area che è stata interessata dal danneggiamento, quindi dove era sita la statua di Iacovitti. E dopo di lì si è sviluppata successivamente attraverso attività di sorveglianza e di chiaramente appostamento e anche pedinamento. Le immagini acquisite ci hanno consentito non solo di individuare gli autori del danneggiamento, ma ci hanno consentito anche di poter osservare quello che viene un attimino, quella che è la movida serale. E attraverso questa osservazione ci siamo fatti un'idea un attimino di quelle che sono le dinamiche che caratterizzano la vita soprattutto nei fine settimana e in ragione di ciò stiamo anche organizzando dei servizi per monitorare in maniera più pregnante e più incisiva il territorio.
Il giovane studente si è pentito e la famiglia ha annunciato che provvederà al pagamento dei lavori di restauro della statua. Tuttavia il comandante della municipale ha lanciato un messaggio chiaro alla cittadinanza. Il messaggio che vogliamo dare ai giovani è innanzitutto di vivere la loro vita, la loro adolescenza nel divertimento, ma che questo divertimento poi non sfoci in gesti come quello che purtroppo, nostro malgrado, abbiamo dovuto osservare e chiaramente successivamente denunciare, e vivere soprattutto questo divertimento attraverso il rispetto delle cose e delle persone, soprattutto amando la propria città. La ditta di costruzioni De Francesco, incaricata del progetto da 19 milioni di euro per la realizzazione del tunnel sempre a Termoli, avrebbe problemi a pagare i suoi dipendenti che hanno lavorato in altri appalti pubblici nel corso dello scorso anno. E quanto rivela in una nota la Fillea CGIL, che avanza serie perplessità sul comportamento assunto dall'azienda, contro la quale è in atto un ricorso alla magistratura del lavoro. Dopo il riconoscimento che il Ministero per i Beni Culturali ha conferito al Carnevale Larinese, arriva adesso la proposta di rendere la tradizionale kermesse un carnevale regionale del Molise. Fervono i preparativi in vista del Carnevale Larinese, la tradizionale kermesse unica per organizzazione logistica e qualità dei carri che sfilano lungo le strade del centro frentano, giunta quest'anno alla 44esima edizione, in programma il 2, 3, 9 e 10 marzo prossimi. Dopo che in estate la manifestazione ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico Italiano da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, ora l'attenzione si concentra sull'opportunità che la Regione Molise riconosca quello di Larino come Carnevale regionale del Molise. La proposta arriva dalla capogruppo della Lega Palazzo Daimo, Aida Romagnuolo, che in una nota annuncia la volontà di incontrare l'assessore regionale alla cultura e al turismo, Vincenzo Cotugno, per concordare l'iniziativa di costituire un albo regionale delle manifestazioni storiche, folcloristiche, culturali e turistiche, un riconoscimento, secondo Romagnuolo, che consentirà ai promotori di eventi di indubbia qualità, come il Carnevale di Larino, di ricevere il necessario e doveroso contributo, non solo economico, da parte della stessa regione. Nel frattempo sono stati anticipati e resi noti i bozzetti dei sei giganti di cartapesta che sfileranno nel centro frentano con i diversi temi delle rappresentazioni allegoriche, dall'attualità politica alla crisi economica, dalla questione migranti alla geopolitica internazionale, e per finire un omaggio dei gruppi costruttori ai vigili del fuoco e ai volontari che hanno soccorso le popolazioni colpite dal terremoto di metà agosto scorso in Basso Molise. Ancora un mese di tempo per definire l'organizzazione e il programma della kermesse, destinata a richiamare in città decine di migliaia di persone e turisti provenienti da ogni parte d'Italia. Larino conferma ancora una volta di essere un centro che fa della creatività e del legame con le tradizioni il suo autentico punto di forza. C'è stata la premiazione delle classi vincitrici delle Olimpiadi della Differenziata questo pomeriggio a Termoli, una iniziativa ecologica che ha impegnato quasi 800 bambini e le loro famiglie a raccogliere poco meno di 70.000 tra bottiglie e flaconi di plastica che saranno prossimamente riciclati. È stato organizzato a Campobasso dall'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis un concerto del pianista Massimo Bucci al Teatro Savoia. Vediamo questo contributo. Teatro Savoia di Campobasso ha ospitato il 982esimo concerto organizzato negli anni dall'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis.
ad esibirsi con il suo pianoforte toccato al maestro Massimo Bucci, molisano doc, che è stato allievo del grande jazzista Enrico Pierannunzi, con il quale ha conseguito il diploma a pieni voti e con lode presso il Conservatorio di Frosinone. Una carriera colma di soddisfazioni per il pianista, che ha scelto di rappresentare soprattutto la musica jazz e che ha continuato nel tempo a proporre, attraverso concerti e presenze artistiche, tutta una serie di interventi culturali ripresi anche da contesti differenti come il rock e le grandi atmosfere americane create dal genio di George Gershwin. Nel concerto del Savoia, Massimo Bucci ha proposto alcuni brani di Keith Emerson, tratti da Tarku, sul lavoro del 1971 importante e innovativo del famosissimo trio britannico composto dallo stesso Emerson alle tastiere, da Greg Lake alle chitarre e Carl Palmer alle percussioni. Bucci ha inoltre proposto 12 song scritte da George Gershwin dal 1924 al 1930, alcune melodie sicuramente interessanti da parte del degnamente celebrato autore della Rapsodia in Blu e delle musiche di commedie musicali molto in voga a Broadway e che lo hanno fatto conoscere in ogni parte del mondo. 12 canzoni dove si ritrova il gusto per la modernità basandosi sulle tessiture dello swing e del blues. A dividere le due proposte, il pianista ha deciso di offrire al pubblico attento e partecipe alcune sue composizioni originali. Si è trattato di 4 momenti in cui ha potuto esprimere le influenze del virtuosismo di Emerson, oltre alle melodie, spesso leggere e delicate, di partiture di chiara marcatura poetica, per concludere con dei frammenti del preludio in re maggiore del primo volume del clavicembolo ben temperato di Johann Sebastian Bach, frammenti che si alternano all'interno di una scrittura jazzistica dal sapore latino. Sei giovani molisani partiranno domani da Roma per partecipare alla giornata mondiale della gioventù che si terrà a Panama fino a domenica 27 gennaio. Ragazzi da tutto il pianeta incontreranno Papa Francesco Bergoglio nel paese del Centro America. E adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. La gamma a batterie, San Salvo, zona industriale, o visita il sito lagammacommerciale.it. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Le temperature odierne sono comprese tra i 4 gradi la minima a Campobasso e gli 11 gradi la massima a Termoli, ventilazione nord-orientale, poco mosso l'Adriatico centrale. Sulla regione domattina sono previste nuove precipitazioni piovose, venti deboli di direzione variabile, valori climatici in leggera flessione. Per la pagina sportiva iniziamo dalla pallacanestro femminile di A2. Non si ferma più la Magnolia a Campobasso. La formazione rossoblu, guidata in panchina dal tecnico Mimmo Sabatelli, ha espugnato nella prima giornata di ritorno il parquet dell'Atena Roma 72-48 per le molisane. Su tutte la Bove, autrice di 18 punti, nel fine settimana scenderà al Palavazzieri del capoluogo di regione la formazione, il quintetto del Ponte Buggianese. Le molisane restano sempre e più da sole in vetta alla classifica di A2.
Passiamo al calcio, quello di Serie D, nel quale si è giocata la quarta giornata di ritorno nel raggruppamento F. Cesena sempre saldamente al comando, risultati classifiche fino alla promozione regionale. Avezzano, Real, Giulianova 1-2, Forlì, Campobasso 1-2, Francavilla, Vastese 2-1, Jesina, San Nicolò Notaresco 0-0, Matelica, Montegiorgio 5-0, Olimpia Agnonese, Castelfidardo 0-0, Recanatese, Savignanese 2-2, San Maurese, Cesena 0-2, San Giustese Pinito 1-1, Sant'Arcangelo, Isernia 1-2. Per una classifica in testa il Cesena 53 punti, Matelica 43, San Nicolò Notaresco 40, San Giustese 38, Recanatese 35 punti, Francavilla e Pineto 34, Montegiorgio 32, San Maurese 31, Campobasso 30 punti, Savignanese 29, Real Giulianova 28, Vastese 26, Jesina 24, Forlì 23 punti, Isernia 22, Avezzano e Sant'Arcangelo 21, Olimpia Agnonese 18, chiude il Castelfidardo a 14 punti. Alife Venafro 0-5, Matese, Olimpia Riccia 1-1, Sesto Campano, Trepini Matese 2-1, Acli e Campo di Pietra Boiano 2-3, Termoli Pietra Montecorvino 3-0, Gambatese Vasto Girardi 1-5, Rocca Sicura Frentania 0-0, Roseto Real Guglionesi 2-0. In classifica Vasto Girardi in testa 49 punti, Boiano 36, Venafro 35, Sesto Campano 33 punti, Termoli e Roseto a 29, Real Guglionesi 28, Rocca Sicura 27, Trepini Matese 25 punti, Acli e Campo di Pietra 18, Gamba Tesa 17, Frentania e Riccia 15 punti, Pietra Montecorvino e Matese 12, Alife a meno 1. Baranello Fortore 1-0, Don Chissagnone Termoli 2016 1-0, Ribalimo Sani Castel di Sangro 1-3, Capriatese Comprensorio Vairano 2-0, Aurora Ururi Chieuti 0-1, Sant'Eliana Biccari 0-1, Spinete Campobasso 1919 3-3, Trivento Cliternina 6-0. Comprensorio Vairano 41 punti, Capriatese 40, Baranello 35, Don Chissagnone 32 punti, Biccari 30, Ripalimo Sani 29, Castel di Sangro 26 punti, Campobasso e Trivento a 24, Termoli 20 punti, Aurora Ururi 18, Chieuti 17, Polisportiva Fortore Spinete a 12 punti, Sant'Eliana 10, chiude la Cliternina ad 8 punti. Passiamo ai contributi filmati. Il Campobasso si è recato sul campo del Forlì per proseguire la lunga striscia positiva. Ancora un successo per i Lupi, vediamo com'è andata. Scende in campo il Forlì per affrontare il Campobasso. C'erano possibilità di successo, di ottenere i tre punti, anche perché il Campobasso era squadra piuttosto altalenante, così era descritta alla vigilia di questo match, ma nel corso del primo tempo il Forlì non è riuscito a mettere la propria impronta sul match. Abbiamo visto la conclusione di Cenci facile per Sposito all'ottavo, al 23esimo minuto la risposta al 17esimo, chiedo scusa, la risposta del Campobasso con Giacobbe, comoda la risposta di Aglietti, la parata in presa sicura, e poi invece al 25esimo il vantaggio del Campobasso, l'assist di Giacobbe per Ranelli che sorprende il portiere della Forlì anticipando la propria conclusione. Forlì che dunque deve inseguire il Campobasso, e Forlì che ci mette 20 minuti per trovare un'autentica reazione, anche perché si apre la possibilità con questo fallo molto ingenuo di Lobello, già ammonito, arriva il secondo cartellino giallo, l'espulsione decretata dal signor Cecchin di Bassano del Grappa, e soprattutto arriva un'altra possibilità con il calcio di punizione di Ambrosini, e che per la terza volta di fila Ambrosini trasforma in oro, in pareggio per quanto riguarda il Forlì, ennesima esecuzione magistrale di Alex
ex Ambrosini, che prima dell'intervallo porta di nuovo la situazione in parità, nonostante anche la superiorità numerica del Forlì. Dunque ottime chance per la ripresa, specie dopo questa conclusione al primo minuto di Cascione Esposito. Grandissima risposta, ma il Forlì si addormenta e lo risveglia il Campobasso. Siamo al 16° minuto, pallone che resta vivo sulla riga di fondo. Grandissimo gol di Jonathan Alessandro, di tacco, riesce a tenere vivo questo pallone e a indirizzarlo verso la porta di Aglietti. Splendida esecuzione per lui e Campobasso in vantaggio. E allora il Forlì, nonostante la superiorità numerica, non riesce a combinare quasi più nulla, anzi è il Campobasso a sfiorare il raddoppio con Di Paolo. Viene poi espulso il tecnico del Campobasso, Bagatti, che comunque sia va via dalla campo con la sua squadra in ampio vantaggio. Per quanto riguarda l'inerzia del match, Forlì che protesta per una mani, quello di Calzola, piuttosto dubbio in area di rigore. Poi arriviamo all'azione insistita finale, la conclusione alla fine da parte di Mazzotti, che trova il muro delle maglie rosso-blu. Insomma, un Campobasso che è apparso molto più determinato del Forlì, un Campobasso che può esultare. Sfida salvezza a Sant'Arcangelo di Romagna tra i locali e l'Isernia di Massimo Silva. I bianco-celesti Pentri sono riusciti nell'impresa di vincere l'incontro nei minuti finali della contesa. Clementini quest'oggi impegnati contro l'Isernia in un match di capitale importanza, visto che anche i molisani sono a loro volta alla ricerca di punti. Salvezza. E infatti è l'Isernia a cercare subito di impostare un'azione pericolosa. Al quarto minuto c'è il cross che arriva da destra da parte di Lenocci, il colpo di testa è quello invece di Berretta, facile però la parata di Battistini. Spostiamoci al 17°, ancora Isernia in attacco con la possibilità per Fazio, alta la sua conclusione. Dal 17° al 23° minuto c'è un contatto che sembra piuttosto veniale al limite dell'area di rigore. Per il direttore di gara è calcio di rigore trasformato nella circostanza da Iaboni. Un contatto che a nostro avviso sembrava più da spalla a controspalla, alla fine però il direttore di gara non ha avuto dubbi. Allora arriviamo all'inizio della ripresa con il Sant'Arcangelo costretto a inseguire, ma è un Sant'Arcangelo che questa volta ha la possibilità di pareggiare. Spostiamoci allora al 18° minuto, c'è il cross da parte di Peroni, palla che resta viva per il piazzato vincente da parte di Michele Moroni, è il pareggio del Sant'Arcangelo. Si torna dunque in parità, si torna con la possibilità addirittura di sperare nei tre punti per il Sant'Arcangelo, che infatti cerca subito di cambiare ritmo con questa percussione da parte di Tommaso Guidi, deviazione che però alla fine è decisiva per sventare la minaccia. Isernia in attacco con questa punizione di Fazio, palla che sbatte sulla traversa. Siamo allora sempre sull'1-1, arriviamo nei minuti di recupero, in attacco c'è il Sant'Arcangelo che questa volta vuole vincere il match. Colpo di testa sotto misura di Guidi, facile però la parata del portiere Tano. Isernia che resta in inferiorità numerica, espulso per proteste Berretta, ma è l'Isernia ad attaccare per ultimo. Siamo al 94° minuto, spazio per la possibilità di una battuta vincente, quella di Fazio, e allora arriva il gol che vale i tre punti per gli ospiti, il gol che vale l'ennesima beffa per un Sant'Arcangelo sempre più tormentato. Nulla di fatto nello scontro in coda al girone adriatico tra l'Olimpia Agnonese e il Castelfidardo, rispettivamente penultima e ultima della classe. Vediamo il servizio. Una delle peggiori versioni dell'Olimpia Agnonese della stagione fa fare bella figura all'ultima della classe, il Castelfidardo, al Comunale di Trivento. Partita della disperazione per entrambe, vista la posizione di classifica. Biancoverdi marchigiani senza tecnico in panchina. L'ex vastese Gianluca Colavitto ha declinato l'invito nelle ultime ore.
A seguire da vicino la squadra il co-presidente Sarnari. Granata, locali messi in campo con il consueto 4-3-3 dal tecnico Antonio Foglia Manzillo. A dirigere il confronto Robilotta della sezione di Sala Consilina. Primi 45 minuti, avari di occasioni, si vede una prima volta la formazione di casa, incursione di Ancora dal fianco mancino, ci provano a centro area, prima il brasiliano Ribeiro e a seguire Formuso con poca lucidità. La risposta dei biancoverdi arriva a stretto giro di posta, errore in mediana di Salifusi, in vola sulla corsia Severini fino a fondo campo. Sull'insidioso traversone non ci sono compagni pronti, nulla di fatto, si resta sullo 0-0. A causa dell'alta posta in palio i locali sono contratti, molti gli errori in fase di costruzione della manovra. Alla mezz'ora i molisani perdono in mediana il giovane Araldo, al suo posto Barbato. Sul tramonto del primo tempo, dall'angolo calciato da Ricciardi, rimane infortunato il centravanti Formuso in uno scontro aereo, gara sospesa per alcuni minuti. Nella ripresa ti aspetti il maggiore vigore agonistico dei molisani, al contrario a tratti sale in cattedra un Castelfidardo sbarazzino e più tranquillo a livello mentale. Al secondo interessante girata al volo di Severini, di poco alta, meglio un giro di lancette più tardi, palla d'effetto del bomber calabrese al termine di un'azione negli spazi larghi. L'Agnonese nella ripresa si vedrà solo in una conclusione fiacca e centrale del difensore albanese dopo essersi liberato bene in area degli avversari. A metà ripresa la migliore trama di tutto l'incontro. Ci vuole un intervento da categoria superiore del portiere di casa Maraolo per fermare il lanciatissimo calabrese. Quando nell'Agnonese è costretto ad alzare bandiera bianca anche Ricciardi, il più lucido e sapiente della squadra, dagli spalti si intuisce che bisognerà accontentarsi dell'ennesimo pareggio. Dalla panchina infatti De Zain, Young, Mazzarani e Litterio non possono cambiare le sorti di una gara incanalata sui binari della mediocrità. L'ultima opportunità capita al 90esimo ancora in favore della squadra viaggiante. Lombardo serve calabrese all'interno dell'area di rigore girata sull'angolino opposto. Maraolo questa volta è baciato dalla sorte. La sfera esce di un niente e i tifosi granata tirano un sospiro di sollievo. Mercoledì 23 l'Olimpia torna in campo a Giulianova per il primo dei due recuperi. La strada per la salvezza è sempre più in salita. Siamo in chiusura di telegiornale. Ad Avellino gli Hammers Campobasso fanno valere il maggior tasso tecnico rispetto alla zona orientale Salerno. Stiamo parlando di rugby, 10-0 il finale per i molisani. Nel prossimo turno di Serie C, sfida a Telese per la capolista molisana. Con questa notizia è veramente tutto. Grazie dell'attenzione e a risentirci alle prossime edizioni.